Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il consueto video in collaborazione con i piccoli canali Power che riguarda gli acquisti naturali del mese. A questo giro credo che barerò un po' perché siccome io questo mese sono stata in casa sempre, non ho acquistato niente in realtà. Quindi mi dispiaceva comunque non girare questo video in collaborazione, quindi ho preso delle cose dalle mie scorte, delle cose che non vi avevo ancora mostrato e sono cose che metterò in uso ora in questi giorni, quindi vi voglio mostrare queste. Tanto alla fine a voi cambia poco se l'ho acquistata questo mese o il mese scorso, insomma non vi cambia niente. Quindi partirei, però prima di partire vi ricordo che giù nell'info box troverete i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione e quindi passate anche dai loro canali perché sono comunque canali molto interessanti. Allora, vi voglio mostrare due cose del marchio Kneipp. Allora, questo il marchio Kneipp si può trovare anche al DM oppure in vari siti online. Questo è certificato Natru ed è un olio da bagno. Io non ho la vasca, quindi non lo utilizzerò come olio da bagno, ma lo utilizzerò per i pediluvi. Sentiamo la profumazione perché io ancora non l'ho sentita. Una profumazione buonissima, veramente buonissima. Olive, citronella, molto molto buona. E quindi niente, questo qua è un olietto a regola, andrebbe riempito il tappino di questo olio e poi andrebbe messo nell'acqua della vasca. Io appunto, ripeto, non avendo la vasca lo utilizzo per i pediluvi, è idratante e niente, curiosissima di provarlo, non ho mai provato un prodotto del genere, fatemi sapere se voi l'avete provato. Poi, sempre del solito marchio, certificato sempre Natru, ho questo qua che è invece un olio per il corpo, adatto per la pelle secca, per le cicatrici, per le smagliature, ed è questo oliettino piccolino da 20 ml. I prodotti Kneipp a me piacciono molto, anche questo è una profumazione molto buona. Vi dicevo, questi prodotti qua Kneipp a me piacciono, però se ne sente parlare poco. Secondo me è un marchio valido, non è super 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 economico, nel senso magari un bagno doccia di quelli piccolini vi viene a costare tipo 6 euro, che per me è una cifra assurda. Comunque proverò questi due prodotti e vi dirò poi come sono. Del marchio Yop invece ho questa crema mani alla salvia. Avevo provato il campioncino di quella al ginger, mi era piaciuto tantissimo. Questa qua invece è alla salvia, vi voglio far vedere il pack perché è stupendo, veramente molto molto carino. Sono 100 ml, quindi è veramente grande per essere una crema mani. È senza PEG, ha dei buoni ingredienti comunque, ma non credo che sia certificata. No, però ha dei buoni ingredienti. Yop è famoso per i saponi liquidi, che tra l'altro sono molto buoni, però insomma avevo visto questa crema mani, mi aveva attirato la confezione e ho voluto prenderla. Poi anche la profumazione salvia, boh, deve essere buonissima. Poi un prodotto invece per il corpo è questo qua, che è il sapone per la rasatura di Secret de Provence, non so come si pronuncia, non ne ho idea, comunque io e le lingue, come avete ormai capito, non si va d'accordo. Comunque è un sapone per la rasatura. Questo qua mi era piaciuto tantissimo il fatto appunto che non avesse packaging, perché è solamente questo cartoncino qua e poi c'è il panetto di sapone. Io ragazzi ho provato ad utilizzarlo, l'ho utilizzato un paio di volte, però non mi sta piacendo, ma secondo me non mi piace perché non riesco a capire come cavolo si usa. Qua è scritto poi tutto in francese, comunque devo ancora riuscire a capire come usarlo al meglio, perché secondo me sto sbagliando qualcosa. Comunque è un marchio francese, è un marchio che fa prodotti biologici, di questo ho anche lo shampoo solido che ancora non ho provato,
E niente, devo capire bene com'è che si utilizza. Poi, per quanto riguarda il viso, invece, vi mostro questo qua di Biofitorelax, certificato ICEA e Vegan OK, che è il detergente viso, pulizia quotidiana, SOS Detox, con carbone vegetale da bambù. Io questo l'avevo preso in un set insieme alla maschera per il viso che ancora non ho utilizzato, non ve la mostro perché non ho intenzione di aprirla a breve. L'avevo preso in questo set super scontato, mi sembra dopo Natale addirittura l'avevo preso, quindi questo qua l'ho acquistato qualche tempo fa e niente, lo inizierò a utilizzare in questo periodo. E poi ultimo prodotto, anche questo ho acquistato un po' di tempo fa, non ve l'avevo mai fatto vedere, l'Inci, io poi cercherò di mostrarvelo, comunque non è malvagio, è uno shampoo di Noa per capelli fini e tendenti al grasso, quindi è proprio il mio tipo di capelli, questo l'ho acquistato tanto tempo fa, però non ho avuto mai modo di utilizzarlo e lo andrò ad utilizzare domani quando mi laverò i capelli. E quindi questo, ho sentito parlare abbastanza bene dei prodotti di Noa, devo essere sincera, quindi sono molto curiosa. Tra l'altro ha questa confezione che al tatto è stupenda, perché è un po' tipo gommatina, non lo so, mi piace un sacco. Quindi questo, ah, non vi ho detto che cosa avevo sulle labbra. Sulle labbra ho il rossetto di Puro Bio, il numero 07. Ovviamente sono in pigiama, sono struccata, sono seduta nel letto, non uscirò neanche, però insomma il rossetto è il rossetto, quindi me lo sono voluto mettere anche se sono in pigiama a casa. Comunque questi erano i miei acquisti, diciamo così, del periodo, anche se un periodo veramente molto lungo. Io vi saluto e ringrazio i miei colleghi che partecipano a questa collaborazione e vi ricordo di nuovo di passare anche da loro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!